Ora cambiamo decisamente tono perché con un servizio che viene dagli Stati Uniti continua infatti la protesta antirazzista scatenata dalla morte, lo sappiamo, dell'afroamericano George Floyd, e la rabbia ancora in questi giorni si scaglia contro le statue di personaggi che vengono collegati in qualche modo alla schiavitù e al colonialismo. Statue abbattute, e c'è anche quella di Cristoforo Colombo. Il servizio del nostro Stefano Salimbeni. Benediciamo a Cristoforo Colombo, che ha scoperto una parte del mondo, che ha scoperto una parte del mondo, e l'italiano ci vanno a lavorare. America, 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 in America siamo arrivati. La statua di Cristoforo Colombo al quartiere italiano di Boston è l'ultima vittima della furia iconoclasta di questi giorni. I nomi delle famiglie italiane che l'hanno donata sono ancora qui. Sulla base il sindaco l'ha rimossa dicendo prima che non l'avrebbe più rimessa. Poi, dopo che gli italiani hanno indetto una manifestazione proprio qui, ha cambiato idea. L'unica cosa che è riuscito a fare finora è mettere per una volta tutti gli italiani d'accordo, allontanandoli dalla causa sacrosanta delle proteste e facendo venire a tutti una gran voglia di legge e ordine. Quando in America noi siamo arrivati. Per noi questa è violenza, violenza contro noi. Vediamo quello che succede, però la statua deve essere rimessa. Senta, lei era pronta a manifestare oggi, no? Ma è naturale, anche se mi fa male al ginocchio non sto bene. You still should have the rally anyways. But just the fact of the matter is that they would even think about not restoring Christopher Columbus' statue. What does that say of the mindset of the mayor? It's not only a great attack upon the Italian people, it's an attack upon all American citizens. Ci dobbiamo ribellare. Ho parlato con un po' di gente, cerchiamo di metterci d'accordo tutti assieme per riportare la statua. Noi durante l'anno, una volta l'anno, noi facciamo la sfilata di Cristoforo Colombo qua. Quella è la nostra cultura. No, there will be no rally today, but we have advised the mayor, when it is fixed, he has pledged to put it back where it was, except this time there is going to be serious security around it. That if in fact changes his mind or changes what he said, there will be a rally. In our city of Boston and throughout the country, we're also going to take time to assess the historic meaning of the statue. Noi siamo arrivati. E saluto collegato con noi da Lucca il giornalista e scrittore Alan Friedman, che non ha certo bisogno di presentazioni. Buongiorno e benvenuto, Alan, all'Italia con voi. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Allora Alan, che cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Ovviamente tutto è partito dall'omicidio di George Floyd.